Alessandra, dove siamo? A Bologna. Oh, esattamente dove? Ah, al cimitero monumentale. Esatto. Allora, perché sei sulla tomba di Alfredo Trombetti? Perché in realtà questa tomba è una tomba di famiglia che nasconde un nome famoso. Chi è? Laura Betti. A Laura Betti, che il nome originale, vieni, facciamo vedere. Il nome originale era Laura Trombetti. Meno male me lo sono ricordato, perché così abbiamo potuto trovare la tomba. Sì. E è una tomba di famiglia, vedi, Trombetti. Sì, tutta la famiglia alla fine, Trombetti. Laura Trombetti Betti. Che sarebbe Laura Betti? Chi era? Spiegalo, magari la gente non lo sa. Allora, ignorante. Laura Betti negli anni 70 era un'attrice, cantante, di cui amica del cuore di Pasolini, faceva film insieme, poi cantava, insomma, grande attrice. Bene, e ascolta, italiana. Noi le abbiamo lasciato un omaggio, vero? Sì, vediamo omaggio. Un po'. Allora, faccio vedere, si vede. Ah, cosa le abbiamo lasciato? Una pastiglia di Nurofen. Come mai? Perché lei prendeva tipo un tot di antidepressivi al giorno e l'unica cosa che ci avevamo di chimico in borsa era un analgesico. E quindi salutiamo Laura Betti. Ciao Laura. Ciao Laura, ci manchi molto.